Ciao ragazzi, oggi volevo fare in super ritardissimo, ma lo faccio lo stesso, le video novità di campagna 3 e credo farò anche quelle di campagna 4 all'interno dello stesso video di questo, cioè. Premessa, mi avevate chiesto di fare un video sullo spacchettamento ed era mia intenzione farlo. Il problema è stato che il simpatico ragazzo delle consegne, chi mi segue da un po' saprà che abbiamo già avuto un piccolo diverbio io e lui, abbia nato risolto dal suo responsabile, almeno così io credevo. Comunque sia, ha deciso di ordinare a nome mio un fermo deposito permanente, quindi io ho ricevuto il pacco, ricevuto, non sono dovuta andare a prendere, dopo che ho dovuto cercarlo dove era andata a finire, tipo quasi una settimana dopo, invece che giovedì l'ho ritirato lunedì, quindi essendo in ritardissimo non ho avuto proprio il tempo di girare un video, ho dovuto proprio smistare le cose velocemente, chiamare le clienti velocemente, proprio in pochissimo tempo, perché dobbiamo già fare il prossimo ordine, per cui non ho proprio avuto il tempo materiale. Spero che non ci siano intoppi col mio prossimo pacco e di riuscire a farvi uno spacchettamento. Siccome credo che saranno all'incirca due colli, magari li divido già un po' in modo che non venga una cosa eterna e noiosissima. Chiusa premessa, grazie per l'ascolto. Allora, vi ricordo che questo video è sempre in compagnia con le mie solite amiche Jessica e Liavon and Passion. Nell'info box poi trovate tutto. Sul blog potete vedere le novità, le fotografie delle novità, alcune novità che comunque io non ho, ma che mi è stato permesso di fotografare per voi. Allora, la campagna 3 si apre con i solari. Vi dico la verità, ero un po'. Non dico arrabbiata, ma insomma, mi sembrava molto tardi il 21 maggio per inviare l'ordine dei solari. Il problema è che questo tempo fa talmente schifo che alla gente, alle clienti, non viene neanche minimamente in mente che fra 10 giorni scoppia l'estate, andiamo al mare e loro non hanno il solare. E effettivamente neanche a me viene l'idea di comprare solare o pensare al costume da bagno. Vabbè, comunque, qualche cosa faremo. Allora, tanto ci sono solari per tutti quanti. Per tutti i tipi di pelle, anche per i bambini. Ecco, premessa. Molte clienti sono molto molto scettiche circa i solari per i bambini e io le posso capire perché avendone due posso tranquillamente capire che uno preferisca affidarsi a quello della farmacia perché gli sembra migliore. Io ho usato per la mia bambina più grande, prima quello 50, quando aveva 2 anni, ho iniziato a lavorare con Avon e quindi le ho prese i solari Avon. E ho iniziato subito con la protezione 50 e poi sono scesa alla 30 perché mi piaceva che si colorasse un pochettino. Quando ho avuto la seconda bimba che l'ho portata al mare, aveva solo 8 mesi e le ho comprato la protezione 50. Non si è scottata, non si è niente, cioè, ovviamente come un bambino molto piccolo sta tutto il tempo sotto l'ombrellone, non viene tenuta al sole un bambino piccolo, per cui non ho avuto problemi né di irritazione, né di bollicine, né di eritemi solari, né di niente. Quindi, a parer mio, per mia esperienza, sono prodotti molto ottimi anche per i bambini, quindi voi potete consigliarli tranquillamente. E poi tirate la monetina e incrociate le dita, come si suol dire. Non è che tutte vi diranno sì, anzi, la maggioranza vi dirà no, preferisco quello della farmacia. Bene, fatti i vostri. I soliti doposole, quello scintillante e il burro doposole, lozione con aloe, rinfrescante con vitamina C. Mi ispira sempre questo scintillante, a dirvi la verità. Non solo che io la sera poi, cioè, quando mai, quando sono al mare esco la sera, sono talmente morta con le due bimbe tutto il giorno in spiaggia che alla sera che dormono mi strabacca a vedere la televisione. Vi dico la verità. Adoro il burro doposole, ha proprio una consistenza fantastica, anche nelle scottature. Ad esempio l'estate scorsa le ho portate in piscina, nonostante avessi messo la crema, era un po' bassa come protezione per la piscina. Non avendola riapplicata mi sono un po' bruciata la schiena. Ho applicato il burro doposole e lenisce veramente tanto il bruciore. Poi, premesse su questi prodotti qua, che sono un po' dubbiosi certe volte. Allora, lozione autoabbronzante, viso, corpo, e qui non abbiamo alcun dubbio su come funziona. Olio spray abbronzatura prolungata. Allora, quest'olio va utilizzato dopo, un po' come se fosse un doposole, diciamo, quotidianamente, in modo che la pelle rimanga
abbronzata più a lungo. Questa lozione pre-solare con beta carotene, praticamente bisognerebbe utilizzarla già adesso. Bisognerebbe metterla tutti i giorni, cioè circa mi pare 20-25 giorni prima di andare al mare, se non addirittura un mese, in modo tale che la pelle sia preparata all'esposizione solare, sia più reattiva per l'abbronzatura. Un po' come mi viene in mente mia suocera, lei è fissata, non so se le prende sempre, con le pastigliette di carota per abbronzarsi meglio. È una cosa simile, diciamo, un precursore del sole. Poi, come novità, ci sono le terre, ma questo vedete il video a parte. Questi gloss nuovi, io ho visto, sul blog potete trovare le foto, qua no perché non li ho io. Il Cora Oasis e il Pink Sunset. Durano un tubo come tutti i gloss del resto, forse anche un po' meno degli altri. Però hanno un effetto specchio meraviglioso, veramente meraviglioso. Ma durano come tutti i gloss. Il costume e le collane per l'estate. Poi all'interno potete trovare tantissime altre cose. Novità, i nuovi Nine Wear Pro. Io di questi ho lo Starry Sky, che in realtà è di mia mamma, e il Coral Reef, che sicuramente sui piedi starà meravigliosamente quando finalmente riusciremo a mettere un bel paio di sandali. Allora, Coral Reef e Starry Sky, molto brillantinoso. Sul blog potete trovare le foto e gli swatch di questi due smalti applicati. Con questo ho utilizzato in una foto anche il top coat, quello nero, e l'effetto è stupendo, a dir poco stupendo, quindi dateci un'occhiata e poi ditemi cosa ne pensate. Poi, fra le novità che mi sono piaciute, io sono una fissatissima di rossetti, ci sono questi rossetti, colore sempre vivo, volumizzante. Allora, rispetto ai volumizzanti, non hanno quel fastidioso effetto pizzicore. Io non odio i rossetti volumizzanti, anche i gloss, perché mi sento pizzicare la bocca, che è perfettamente normale, e non mi piace. Allora, di questi due qua ho preso il Into the Pink, che è questo, e il Divine Wine, che è rimasto di là. Credeteci per fede, che è a dir poco stupendo. Comunque ripeto, nel blog potete trovare tutte le foto, le ho già caricate qualche giorno fa. Altro prodotto che mi è piaciuto non poco, sempre rossetti, i nuovi rossetti della linea EMU, ce ne sono 4, io ne ho presi 2: Hint of Rose, Luscious Pink, Violet Shimmer e Deep Char. Ho aspettato a fare questo video anche perché aspettavo questo rossetto Deep Cherry, che però è arrivato tardissimo, per cui... Allora, Into the Pink, com'è? Hint of Rose, scusate. Che non è come rimane, cioè, loro dicono che questo è l'Hint of Rose. No, in realtà no, cioè, non è proprio così. Questo è molto rosa, invece questo è molto aranciato. Vedete? Cioè, non ha niente proprio... Qua forse c'è più luce. Non ha proprio niente a che vedere con colui. E il The Cherry, stupendo, che è anche dire poco. Eccolo qua. Poi, di altre cose direi non ce ne sono. Voglio, tra virgolette, spendere due parole su una crema idratante per i piedi nuova che ho preso nello scorso ordine, che mi ha ispirato moltissimo. Ora io qua non la trovo, ovviamente. Ovviamente non la trovo. Vabbè, insomma è questa qua. È la crema rigenerante da notte con olio di jojoba. Cioè, non è bella, meravigliosa di più. C'ha le palline, se riesco a farvele vedere. Ah, qua se ne vede una. Vedete questa pallina arancione? Ecco, questa qui è una pallina, credo, di olio di jojoba. Lascia i piedi, cioè, sembrano veramente i piedi di un bimbo da quanto sono, vedete? Morbidi, dice. Poi ha anche un profumo davvero molto molto buono, è veramente idratante. Voi quando avete spalmato questa crema avete dei piedi veramente da fata.
stupenda. L'altra sera avevo le mani molto, molto secche, l'ho messa anche sulle mani e avevo delle mani stupende. Quindi adesso poi, se andrete in spiaggia, sicuramente la sabbia fa un effetto esfoliante naturale, secondo me molto bello. Alla sera, prima di andare a dormire, applicando questa crema, vi ritroverete con dei piedi proprio, non dico perfetti, ma quasi. In campagna, ho perso il conto, 4, c'è il lancio di Viva Fergie, il nuovo Eau de Parfum. Io l'ho sentito, ne incontravo ed è davvero molto buono. Non l'ho acquistato perché dovrei prendere il profumo ogni volta e praticamente non ne vendo. C'erano anche gli occhiali da sole. Li ho visti in catalogo, non mi hanno detto questo granché, vi dico la verità. Poi li ho visti sul Pullman quando siamo andati al Galale, aveva l'altra responsabile che era con noi. Io li ho visti, non li ho riconosciuti che erano questi. Li ho visti da lontano e faccio: oh mamma mia, che belli quegli occhiali, avrà pagati un occhio della testa. E invece poi mi dice: ma no, no, guarda, sono questi qua. Sono questi qua. Vi assicuro che visti così sembrano proprio occhialetti di plastica da 4 soldi. In realtà sono veramente molto molto belli, veramente molto belli. Avevo tutte le intenzioni di acquistarli, poi ne ho visto un altro paio che mi piacevano ancora di più sul prossimo catalogo e quindi prenderò quelli. Comunque, per avere questi occhiali da sole a 5 euro vi basterà spendere 15 da pagina 4 a pagina 15. Quindi, se non mi interessa il profumo, ci sono comunque alcuni rossetti. Se non mi interessano i rossetti, c'è comunque il fondotinta, quindi da solo viene 11,95. L'extra lasting, tra l'altro, che è quello perfetto per l'estate perché dura tantissimo, dura fino a 18 ore, se non ricordo male. Tutte le tonalità. Poi, sempre legati all'acquisto degli occhiali a 5 euro, ci sono le creme delle New Linea Platinum per le nonne o la linea Reversalis dai 40 in su per le mamme. E poi i profumi, vabbè, questi di Salma Hayek. Poi, come altre cose, novità importanti, non mi ha colpito proprio niente. Ci sono le nuove matite Glimmer Stick Chrome. Allora, sono queste qui. Sono 6 e sono ultraviolet. Ora mi pulisco un attimino e vedo di fare qualche swatch. Queste le foto ancora non le ho caricate, le caricherò appena ho altri 2 minuti di tempo e riesco a caricare almeno uno di questi video. Allora, Ultraviolet. Per rimanere in tema di viola, Burgundy Shock. Sempre in tema di viola, Vivid Grey. Questo è un grigio con riflessi viola, è molto bello. Guarda, che bei riflessi che hanno. Poi, anche questo è bellissimo, Night Star. Assomiglia molto al Twilight che c'era della linea Diamond. Oh. No, ho rotto, ho rotto. Oh, ho tirato fuori troppo. Sono molto morbide come matite, quindi non esagerate nel tirarle fuori. Guardate che bei riflessi. Spreluccicante. Guardate com'è bello questo blu. Poi, Flash Steel, che è grigio, ma non tira fuori niente, così non lo rompo più. E l'ultimo, Mocha Flash. Queste sono le 6 matite nuove. Sono molto belle, molto intense, come potete vedere. Sono davvero bellissime. A me sono piaciute moltissime. La Night Star ha questa aletta, vedete? Che la distingue. Mentre le altre non ce l'hanno, ma sono tutte della stessa linea. Se avessero fatte tutte sarebbe stato molto bello, le distinguevamo subito. Però non ce l'hanno. Direi che vi ho detto tutto. Spendo ancora le ultime due parole, poi non vi rubo più tempo, su
Questa matita Super Shock Gel Eyeliner, la Golden Fawn, che l'ho vista, l'ho provata, mi è piaciuta e l'ho presa. È molto idratante, cioè molto... Vedete che bel colore che ha? Molto illuminante, si può utilizzare anche da sola o all'interno dell'occhio come illuminante. Mi è piaciuta moltissimo e quindi l'ho acquistata. È un colore molto strano, un grigio tendente al rosa, al marroncino. Bello, davvero bello, mi è piaciuta proprio tanto. Direi che questo è tutto, ragazze. Vi mando un bacione e ciao, alla prossima!